Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi impariamo a conoscere la macchina da cucire. Al lato o dietro troveremo una presina dove andremo ad attaccare i nostri fili, una che porterà all'elettricità domestica e l'altra al pedale che posizioneremo sul pavimento. Con il piede spingendo attiveremo la macchina, alzando la fermeremo. Il pulsante accendi e spegni la luce si trova di lato oppure dietro. La manovella laterale serve per alzare o scendere l'ago. Sopra va posizionato il filo, sia per riempire la spoletta che si mette sotto o per il filo dell'ago. Frontale abbiamo una piccola manovella da cui scegliamo i punti che desideriamo fare. Sopra incassata c'è un'altra piccola manovella con dei numeretti. Muovendola possiamo scegliere la lunghezza dei punti che noi andremo poi a cucire. Di solito sopra, al lato destro, c'è l'apposito contenitore dove poter posizionare la spoletta per riempirla. Andiamola a prendere. È situata sotto, vedete, io adesso ho aperto la macchina sotto, la continuo ancora da qui, eccola lì, al centro, sotto l'ago, troviamo la spoletta, la tolgo per farvela vedere meglio. Estraggo la spoletta dal suo contenitore. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche e condividere il video con tutti coloro che hanno voglia di fare. Metto il filo dalla parte di dietro, esattamente come vedete in video, e vado ad avvolgere un po' nella spoletta. La inserisco nell'apposito tubetto. Sopra, in alto, a destra, la spingo verso l'esterno e con il pedale aziono la macchina in modo che adesso si riempie la spoletta. Una volta riempita di filo, fermo la macchina alzando il piede dal pedale, sposto la sticciola verso sinistra, estraggo la spoletta e vado a tagliare il filo con una semplice forbice. Inserisco la spoletta nell'apposito astuccio esattamente come vedete in video. Ed inserisco lì dove l'avevo tolta, esattamente sotto l'ago. Sopra la zona del lago si trova una levetta che serve ad abbassare ed alzare la tenuta del blocco. Richiudiamo il vano spoletta. Mettiamo il filo. Inseriamo l'astuccio nella sticciola di metallo o in plastica. Avvolgiamo prima dalla parte di dietro. Inseriamo, guardate esattamente, per riportarlo poi in su. In quella piccola zona sottile c'è come una sticciola interna che noi andiamo ad alzare con la manovella. Vedete? Avvolgiamo ad essa il filo e proseguiamo fino a raggiungere l'ago. A questo punto abbasso la tenuta blocco così da vedere bene il foro dell'ago e vado ad infilare il mio filo. Rialzo la tenuta blocco . Vado a riprendere il filo della spoletta sotto, semplicemente abbassando ed alzando l'ago con la manovella. Tiro leggermente il filo e poi con una forbice mi aiuto affinché il filo della spoletta sotto fuoriesca
completamente dove io posso tirarlo. Posizioni i fili all'esterno. Ed ora proviamo a fare i nostri primi punti a macchina. Punto lungo, zig zag. Quando lavorate l'angolo e la macchina si ferma, ovvero rimane sempre alla punta, nessuna paura. Basta alzare un attimino il fermo e spingere indietro leggermente il tessuto. Se volete cambiare il modello del punto, non fatelo mai con l'ago sotto, infilato nella spoletta sottostante, bensì alzatelo con la manovella e poi decidete il punto che desiderate poi eseguire. Facile, no? Adesso a voi i commenti o a domande, qualsiasi cosa vi viene in mente di chiedermi oppure di voler condividere con me. Sono qui, tranquilli, va bene? Un abbraccio carissimi amici, ciao, alla prossima!